Si è parlato di partecipazione attiva, innovazione sociale e bilancio partecipativo sabato 2 marzo a Palazzo di Città nell'incontro dal titolo Pantacou.com tra partecipazione attiva e innovazione sociale, scambio di buone prassi tra le città di Salerno e Bologna. Incontro volto a presentare il progetto Pantacou.com, nato per contrastare la dispersione scolastica e l'impoverimento educativo e culturale dei territori, alla sua terza edizione nel comune di Salerno. Come nella scorsa edizione, che da aprile a novembre 2023 ha visto 529 partecipanti alle attività proposte, oggetto di attenzione del progetto che prenderà il via quest'anno sarà il quartiere Calcedonia Irno. Pantacou.com vuole stimolare la comunità di quartiere a generare valore e capitale sociale attraverso la coprogettazione di attività ludiche, ricreative ed educative, realizzato con un approccio partecipato ed intergenerazionale. Pantacou.com nasce come partecipazione attiva della comunità a tutto quello che riguarda la crescita educativa dei minori. Quindi si è chiesto ai genitori, ai nonni, alle associazioni del quartiere di mettere a disposizione le loro abilità, le loro competenze per attività gratuite da donare ai bambini, ad altri genitori e anche ai docenti delle scuole. Abbiamo tanti genitori, 13 genitori, che hanno donato le loro abilità e stanno quotidianamente nel pomeriggio portando avanti delle attività per i bambini totalmente gratuite, realizzate da loro, coprogettate con noi. Abbiamo associazioni del quartiere, oltre quelle ovviamente inserite come partner ufficiali di progetto, che si sono messe a disposizione per far conoscere quello che fanno nel quartiere, perché molto spesso le persone non sanno cosa c'è effettivamente nel quartiere. Quello che si vuole far capire è che la responsabilità educativa è in mano a tutti gli attori della comunità educante, non soltanto alla scuola, che spesso si cita come l'unico soggetto che deve occuparsi dell'educazione dei bambini, e quindi i genitori, associazioni, altri enti di riferimento possono entrare e devono entrare in quello che è il concetto di educazione dei minori per far sì che possano crescere sempre più rinforzati nelle loro conoscenze e competenze. Noi porteremo avanti un percorso che inizierà ora dopo questo seminario, che metterà intorno a un tavolo adulti e minori per mappare quelli che sono i bisogni e le risorse del territorio di riferimento e arrivare a progettare delle attività all'interno di un bilancio partecipativo. Metteremo a disposizione 10.000 euro che saranno poi, che serviranno a realizzare le attività che saranno più votate dai cittadini del quartiere, attività che loro stessi hanno immaginato, e quindi poi le implementeremo sempre insieme ai cittadini del quartiere, grandi e piccoli. Il progetto Pantacou è stato selezionato dall'impresa sociale Con i Bambini, braccio operativo della Fondazione Con il Sud, nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, istituito con la legge di stabilità 2016 e alimentato inizialmente da versamenti delle fondazioni di origine bancaria, affiancate poi dal 2018 da soggetti privati. Il fondo è nato da un'intesa tra le fondazioni di origine bancaria, rappresentate da ACRI, il Forum nazionale del terzo settore e il governo, con l'intento di sostenere interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. L'incontro è stata anche occasione per porre a confronto il percorso del bilancio partecipativo e i laboratori di quartiere avviati dal Comune di Bologna e i laboratori collettivi di partecipazione promossi da Palazzo di Città, grazie alle presentazioni rispettivamente di Erika Capasso, delegata per il Comune di Bologna alla riforma dei quartieri, politiche per il terzo settore e bilancio partecipativo, e dell'assessore alle politiche sociali e giovanili del Comune di Salerno, Paola De Roberto.